incontriamo anche il signor Felice qui a Guardia Regia, che si occupa di due aspetti molto diversi tra di loro, di miele e di terrecotte. Ecco, partiamo proprio dal miele, che insomma è un alimento molto gustoso. Gli amanti del miele ci sono e sono tanti. C'erano tantissime persone qui fino a poco fa a degustare questo prodotto. E in merito a questo, dove lo producete? Allora, viene prodotto a Sant'Elia, il mio paese, nel Pianesi, e nella vallata che si chiama la Valle del Cigno, una vallata incontaminata, dove produco dell'ottimo miele di diverse qualità, dall'acacia alla sulla, al millefiore e all'ailando, che è ancora un altro miele particolarissimo. Ed è un miele che, diciamo, piace perché, a parte è un miele di media collina ed è molto delicato, non sono quei sapori aggressivi che possono alterare un po' il gusto. E facciamo parte della Coldiretti come campagna amica, quindi abbiamo anche il settore della vendita organizzata anche da loro e cerchiamo di fare un prodotto di nicchia. E parliamo anche un po' della terracotta, vediamo qui veramente vasi, bicchieri, piatti, anche pentole di questo materiale. Ci diceva che proprio la materia prima è di provenienza locale. Sì. Allora, io partii 25-26 anni fa, venni proprio in questo paese di Guardia Regia a scoprire le cave che stanno qua, perché anticamente qui facevano le pentole. Erano delle ottime pendole, forse nelle migliori del centro sud Italia. Allora ho ritrovato la sorella e i nipoti di chi faceva le pendole, che mi ha indicato le cave. Ho riscoperto le cave di qua, le ho confrontate in quelle del mio paese, riscoprendo anche quelle del mio paese, e ho rifatto le pendole una volta. Il gruppo folk non è soltanto divertimento e veramente spettacolo nel rispetto della tradizione, ma è anche buona cucina. Le signore sono le cuoche, il signore si è occupato della parte dedicata alla pampanella. Che cosa avete cucinato? Oggi abbiamo cucinato pennette ai funghi porcini e peperoni rossi. Diciamo, il fungo porcino è un prodotto comunque tipico locale, quindi... Com'è stata l'affluenza, signora? Beh, da stasera cominciamo a andare meglio. Qual è stata la pietanza preferita, secondo lei? Qui parla di questa qui, secondo me il pezzo forte è la pampanella. Allora andiamo a sentire chi si è occupato della pampanella. La pampanella più che altro è un piatto tipico del Basso Molise, ho imparato a farlo da chi lo faceva da sempre a San Martino in Pensilis, ho deciso di riproporlo qui stasera come piatto per la nostra cantina. Con Nico Murena per l'arte del presepe, noi vediamo alle spalle qualcosa che sembra un presepe enorme, unico, ma nella realtà ci racconti che sono tanti piccoli presepi che tu hai realizzato. Una passione che poi si è trasformata in un'opera d'arte vera e propria. Raccontaci un po' come nasce. Beh, nasce tutto da gioco. Per me il presepe lo sento nel cuore. E nasce con mio padre. Dice: vuoi fare un presepe? E è nato il presepe. È da 15 anni che faccio presepi, è la mia unica passione. Ci raccontavi che tu ti occupi principalmente di paesaggi. Quanto è importante, quanto è difficile rendere il paesaggio di un presepe il più realistico possibile, però anche il più conforme alla tradizione? Il presepe ci vuole tanta passione a priori, tanto tempo. A cosa ti ispiri? A paese, a borghi antichi. Michele, un forno alle nostre spalle, che cosa cuoce al suo interno? Proprio adesso sto facendo della pizza al pomodoro, qui, con la mozzarella, caciocavallo locale e ventricina, che è la nostra punto forte. Questo non è un forno a legna, è un forno che avete adoperato per essere utilizzato all'esterno, ma come cuoce? Cuoce sempre a legna, comunque, è un forno a legna che io uso per queste feste, c'ha le ruote e utilizzo per le cantine, feste in piazza. Secondo lei qual è il gusto di pizza che piace di più? Come ho detto, proprio questo caciocavallo e ventricina locale. Siamo con Giovanni Fanelli e la professoressa Patrizia Niro e alcuni dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Vinchiaturo. Qui a Guardia Regia avete allestito una postazione bellissima, si fermano tutti questi dolci veramente tipici molisani, gustosissimi. Ecco, come nasce questa idea e chi ha scelto di fare questa iniziativa? L'idea nasce dovuta, diciamo, a questa festicciola, festa del paese, e l'organizzazione è alla scuola alberghiera, che abbiamo dei docenti che si occupano di queste cose. E le ricette
tipiche le ha scelte il nostro preside, il professor Giancarlo Marra, e i ragazzi, con i ragazzi le abbiamo realizzate in 2 giorni. E rispecchiano un po' il momento, ecco, proprio abbiamo realizzato dei dolci con la tintiglia molisana, delle torte e poi dei mostaccioli molisani, e abbiamo la torta classica della nonna con pinoli e crema pasticcera, il pan dolce alle noci e dei altri dolci fritti alle castagne e alcuni dolci tipici del Basso Molise, e abbiamo le ricette esposte, chi le vuole le vedere. E ci siamo divertiti in queste giornate preparate. Professoressa, che cosa significa per i ragazzi essere qui e vivere un'esperienza del genere? Insomma, un po' fuori dall'ordinario, ma specialmente sentire a caldo le reazioni di tutti coloro che assaggiano queste pietanze. Ma sicuramente è una bella esperienza, anche perché iniziano a toccare con mano quale sarà il vero lavoro quando usciranno dalla scuola. E poi comunque i ragazzi si stanno divertendo, è un'esperienza positiva. Ecco, parliamo un po' anche dei gusti delle persone che sono state qui stasera. Secondo lei qual è il dolce che è piaciuto di più? La tintilla molisana. Abbiamo fatto le torte grandi, sono state le prime a finire. Poi abbiamo quello, il pan dolce alle noci, i mostaccioli. Però ecco, la cosa che è andata per la maggiore sono state le torte alla tintilia. Speriamo l'anno prossimo di essere presenti e magari ci facciamo di più. Siamo con il presidente della Proloco di Guardiareggia, Gianluca Giannantonio, terzo anno che dedicate a questa manifestazione Cantine Divine, tanti gli stendisti, altrettanti i turisti che vi vengono a trovare. Sempre poco per quello che ci aspettiamo. L'obiettivo è quello di valutare il nostro territorio, dei prodotti tipici, il nostro centro storico. Abbiamo dei borghi bellissimi, siamo OSIVF, e quindi cerchiamo di valutare il nostro territorio. Anche un centro storico, quello che avete aperto oggi a tutti i visitatori, veramente è stato rivalutato, cantine riaperte, ripristinate, riabitate, avete rilasciato gas, luce, eccetera, anche un modo insomma per farlo rivivere un po' questo centro storico che sentivamo il sindaco, anche a causa della mancata viabilità, è stato un po' abbandonato. Un po' abbandonato, poi ovviamente i disagi ci sono, però ci sono tante persone che ci aiutano. Quindi dalla popolazione, dai proprietari dei locali ai vari, diciamo, aggregati, diciamo così. L'importante è raggiungere l'obiettivo, penso che come gli altri anni ci siamo riusciti, speriamo in meglio. Tanti volontari della Proloco che insomma sono messi a disposizione non soltanto per essere qui stasera a servire tutti i turisti ma anche dei giorni precedenti. Un ringraziamento se vuoi farlo attraverso le nostre telecamere. Ringraziamo tutti, ringraziamo il sindaco, tutta l'amministrazione comunale, tutte le persone che ci hanno appoggiato, dalle persone che lavorano ai vari stendisti, tutti. Ringraziamo voi ovviamente. E parliamo anche degli stendisti, quante sono le postazioni quest'anno e abbiamo visto che veramente ampliano in uno spazio enorme di interesse. Sì, enorme, una ventina, 20. Poi ci sono vari stand, diciamo, che offrono un prodotto enogastronomico, non solo di qua ma anche, diciamo, dalle regioni vicine, dal Gargano, c'è l'olio, poi dalla Campania, sono venuti dalla Campania, insomma, bene. Anche la presenza di Onlus e di una scuola che vi ha dato una mano. Sì, la scuola alberghiera, ovviamente, una ventina di ragazzi che hanno contribuito. In tutte le postazioni sono stati presenti, ringraziamo gli insegnanti, ringraziamo la Onlus che è sempre un piacere averli, perché poi si fa sempre per beneficenza, diciamo così, è sempre un onore averli qua. Ci salutiamo e ci rivediamo l'anno prossimo. Speriamo, grazie. E per questa puntata di Viaggio Molise è tutto, avete vissuto insieme a noi il tour all'interno della manifestazione Cantine Divine qui a Guardiareggia. Seguiteci su Telemolise, canale 11, sul canale tematico Molise Mio, visibile sul 212 del digitale terrestre. Possono seguirci anche gli amici dal vicino Abruzzo, sintonizzandosi sul canale 96, oppure dal Lazio sul canale 749, oppure da ogni angolo del mondo collegandosi al sito www.telemolise.com e cliccando sul link in basso a destra, Viaggio in Molise. Ci salutiamo e arrivederci al prossimo appuntamento.